Buongiorno a tutti, sono Davide Magagnini e sono membro della presidenza provinciale delle ACLI di Treviso, da parte della quale vi porto il saluto. Quest'oggi ho il piacere di condividere con voi una breve riflessione su un brano del messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace. Il brano recita così. Sant'Ambrogio sosteneva che la natura ha riversato tutte le cose per gli uomini per uso comune. Pertanto la natura ha prodotto un diritto comune per tutti, ma l'avidità lo ha reso un diritto per pochi. Superate le persecuzioni dei primi secoli, la Chiesa ha approfittato della libertà per ispirare le società e la sua cultura. La miseria dei tempi suscitò nuove forze al servizio della Caritas cristiana. La storia ricorda numerose opere di beneficenza, furono eretti numerosi istituti a sollievo dell'umanità sofferente, ospedali e ricoveri per i poveri, orfanotrofi e befotrofi, ospizi, eccetera. In questo breve brano del messaggio di Papa Francesco possiamo cogliere uno degli aspetti più critici della nostra società, l'avidità, il tentativo di accaparrare tutto per sé a discapito degli altri. Una società che tende a concentrare grandi disponibilità nelle mani di poche persone o gruppi farà sempre fatica a imboccare la via della pace. La costruzione di un mondo più giusto e prospero dovrà passare attraverso la partecipazione di tutti alle grandi conquiste della nostra epoca, ad un'istruzione adeguata, ad un'equa redistribuzione delle risorse disponibili e della ricchezza prodotta, alla possibilità di accedere a programmi per arginare le fragilità e di contrasto alle devianze. Leggendo i giornali, le riviste o frequentando i corsi di economia, prevale l'idea che l'avidità non sia un male, ma sia la via giusta da imboccare per lo sviluppo ed il benessere dell'umanità. Allo stesso modo si sente spesso dire che la deregolamentazione, cioè il liberare l'economia da qualsiasi vincolo, incluso tra tutti i diritti delle persone e la salvaguardia dell'ambiente, e avrà come effetto il progresso umano e sociale. Ma nulla è più fuorviante di questo modo di pensare. La storia, al contrario, ci ha insegnato come la società più giusta è quella che si prende cura dei fratelli in difficoltà e che reagisce alle ingiustizie dei nostri tempi, suscitando nuove forze al servizio del bene comune. La società che vive la pace è una società aperta, capace di avere delle sentinelle in grado di ascoltare e comprendere le debolezze della nostra civiltà, capace di creare delle istituzioni in grado di contrastare l'esclusione di molti dai diritti comuni. Don Lorenzo Milani diceva: non c'è nulla di più ingiusto quanto far parti uguali tra disuguali. Ecco allora che quando sentiamo imboccare la strada della banalizzazione di dinamiche complesse quali il diritto ad un'istruzione adeguata all'epoca che viviamo, la creazione di un sistema fiscale più equo che tenga in considerazione la capacità fiscale delle famiglie in base al reddito e alla loro composizione, la derubricazione del lavoro delle persone a mero fattore produttivo, al pari, se non tante volte meno importante, di altri fattori produttivi. Rischiamo in questo modo di allontanarci notevolmente dalla via della pace. Da qui colgo l'invito di Papa Francesco come membro delle ACLI e come cittadino a sporcarci le mani nel cercare di difendere la pace attraverso l'aiuto al prossimo in ogni contesto in cui viviamo, nel farci portatori di speranza in una società che molto spesso cade nel vizio dell'indifferenza. Un caro saluto a tutti.